È bastato poco per accendere la miccia al Consiglio Comunale riunito ieri sera a Palazzo Santini. Poche parole in una stringata comunicazione sul piano operativo da parte del consigliere delegato di Lista Civile, Elvio Cecchini, hanno scatenato l'opposizione. In particolare il capogruppo del PD, Francesco Raspini, che con una mozione d'ordine ha invocato il rispetto del regolamento, invitando il sindaco, unico titolato a fare comunicazioni straordinarie all'Aula, ad aggiornare il Consiglio sull'urbanistica. Allora, io chiedo che se si deve parlare di un argomento, si calendarizza questo argomento nelle forme previste, cioè si convoca una capogruppo anche adesso e ci viene rappresentato dalla maggioranza che si deve parlare di urbanistica e mettete il punto all'ordine del giorno e lo fate. Altrimenti se il sindaco fa una comunicazione, proprio perché è il sindaco, io a nome del mio gruppo pretendo che la comunicazione la faccia il sindaco. Il primo cittadino non ha fermato l'intervento di Cecchini, invitandolo a proseguire per quello che ha definito un semplice aggiornamento sull'iter dello strumento urbanistico, un piano adottato nella precedente consigliatura che Cecchini ha definito rigido e poco operativo e che pertanto l'amministrazione si adopererà a modificarlo. Il piano operativo adottato in realtà non è operativo e questo non lo dico io, lo dicono le 960 osservazioni presentate e le 47 rotti presentate fuori tempo. Il problema vero, il problema sentito dalla città, da tutti, e lo sapete bene anche voi, è la necessità di far ripartire le possibilità, diciamo, di operare nell'ambito dell'edilizia. Parole che hanno suscitato l'immediata reazione della consigliera PD, nonché ex assessora all'urbanistica Serena Mammini. Se vuole rispetto della minoranza, bisogna anche darlo rispetto. Buon lavoro, però mi raccomando, la prossima volta stia più attento alle parole che usa, perché questo è un piano operativo, è un gran piano operativo. Il clima a Palazzo Santini è stato incandescente fin dall'esordio. Un primo appello fatto alle 21.10, 40 minuti dopo la convocazione, ha rilevato la presenza di soli 14 consiglieri e la mancanza del numero legale. Poco dopo, quando l'opposizione ha deciso di rientrare nell'aula, ricostituendo i numeri per iniziare, ha chiesto al segretario generale la verifica della validità della seduta. Tutto regolare, è stato spiegato, ma la minoranza ne ha fatto un caso politico, con il consigliere di sinistra CON, Daniele Bianucci, che ha voluto rilanciare un messaggio alla maggioranza. C'è un dato politico, e questo voglio dire, deve essere chiarissimo, anche visto il proseguo anche della nostra esperienza insieme consigliare, che l'opposizione non garantirà mai il numero legale a questa amministrazione. Così come negli scorsi 5 anni, mai una volta in 5 anni ha richiesto quella che ora era opposizione e una volta era maggioranza, ha mai richiesto l'aiuto dell'opposizione per avere il numero legale.